Napoli Toro News. Buonasera mister, una vittoria che per 70 minuti comunque ha vacillato, nel senso che il Torino è stato tenuto in scacco un po' per 70 minuti. Poi la Torino reazione... non è stato tenuto in scacco, no, perché Torino è partito bene, ha creato diverse occasioni, loro su un tiro in porta hanno fatto gol, ma primo tempo come secondo tempo penso che la vittoria è strameritata. È vero che fino al 70esimo siamo stati sotto un gol, ma non c'è stata partita perché siamo stati sempre noi che comandavamo il gioco. Perciò... Infatti volevo finire la domanda, no? Dicevo, poi c'è stata una reazione del Toro. La reazione Toro è meritato... stata anche nel primo tempo perché abbiamo giocato sempre, abbiamo creato occasioni, eh? Abbiamo creato occasioni, ci è mancata cattiveria sotto la porta per far gol, ma abbiamo creato diverse occasioni. Tranquillo in porta perché Bogé la seguiva, poi dopo si è fermato e lui ha fatto un tiro da 25-28 metri e ha fatto gol. Può succedere, sicuramente non ci fa piacere perché non dovevamo prendere gol, ma come ho detto anche ieri in conferenza stampa, questa è la sesta partita che Palermo gioca e tutte le volte ha segnato anche a Juve, tutto poi. Da noi è andata in vantaggio, ma quello che ho detto ai ragazzi anche a fine del primo tempo di stare sereni, di aver pazienza, di giocare, di metterci più qualità nell'ultimo passaggio e alzare intensità e cattiveria. E gli ho detto anche se avessimo fatto gol, se avessimo pareggiato, alla fine avremmo vinto la partita e così è successo. Ma i ragazzi sono stati bravi comunque che al di là per 70 minuti eravamo sotto, hanno avuto la pazienza e hanno avuto comunque hanno creduto sempre per vincere la partita. Voglia di provare, di spingere, alla fine l'abbiamo ribaltato e abbiamo vinto strameritatamente. Ma voi sempre giudicate così, no? Quando guardate il risultato, no? Perciò quando tu metti altri due attaccanti e vinci la partita, allora è stato giusto mettere due attaccanti. Quando metti due attaccanti e poi non riesci a vincere, allora perché metti due attaccanti? Perché ci dobbiamo coprire di più e qua e là. Cioè, calcio non funziona così. Io comunque ho sempre detto, io ho le mie idee, tutto, perciò la mia squadra deve avere una mentalità offensiva, deve giocare per vincere. E oggi sono stati bravi quelli che sono entrati, che hanno fatto la differenza, che a rispetto di qualche volta quando li faccio entrare non lo fanno, ma è anche vero che i condizioni di Maxi, condizioni di Turbe e lo stesso Ljajić dopo seconda panchina comunque gli ha fatto capire certe cose, ma è giusto che sia così, sapendo anche che mettendo quattro attaccanti che vado a rischiare tutto per tutto, ma dovevo recuperare il risultato, avrei fatto lo stesso anche sul pareggio, questo è sicuro. Poi qualche volta ti va bene, qualche volta non ti dà bene, ma io come allenatore ho i miei credi e voglio dare messaggi alla squadra che io voglio vincere le partite contro chiunque giochi. Mister, buongiorno, volevo invece fare una domanda specifica su Bouillet, al di là del fatto che così ha una c'è una responsabilità individuale sul gol del Palermo, ma quanto è allenabile Bouillet, nel senso che comunque sia un po' dall'inizio dell'anno che si dice bel controllo di palla, ma poi spesso sbaglia la giocata tecnicamente, se la allunga un po', è un problema, sembra un problema veramente tecnico, poi voglia, generosità, le ha messe in campo, insomma, è il giocatore che forse più si può allenare, più a margine di miglioramento in questo senso? Ma sicuramente lui è un giocatore che ha qualità, ma non dobbiamo dimenticare che comunque... sempre giovane, ha forza fisica, ha generosità, ha colpi, poi spesso esagera, spesso sbaglia la scelta, là deve essere più lucido. Quello che proviamo è quello che dico sempre, se tu dribbli un uomo significa che hai creato superiorità numerica, allora a quel punto devi giocare la palla a un uomo libero, non devi imbottigliarti di nuovo, andare a dribblare un altro, fare sempre scelte sbagliate, là deve essere più lucido lui, ma questo sicuramente... forse di giocare, di allenarsi, di prendere esperienza migliorerà anche in quello, ma sicuramente un giocatore al di là della partita di oggi, comunque un giocatore su quale io ci credo e ci conto molto. Volevo fare le polemiche anche. No, non è polemiche. Dopo 3-1, quello. Dopo altre 4-5 occasioni create, siccome dopo so che di Belotti, fatto un tiro in porta, siccome so di Palermo, che di Belotti ha parlato cose, molto ragazzi. Agli altri, quindi... voi sapete che io sono sempre sincero quando parlo e quando c'è da riproverare qualcosa sono primo io a riproverare, eh? Perciò non andiamo adesso, poi voi giustamente potete fare domande quello che volete, ma io vi anche rispondo che noi il primo tempo loro hanno fatto un tiro in porta,
hanno fatto gol, cosa hanno creato? Hanno avuto tre occasioni. Ma quali tre occasioni? No, hanno avuto tre buone palle in ripartenza con palloni persi. E che hanno fatto? Una da Gustavo. Erano pericoli. Ci sta, nel calcio si può anche perdere la palla, ma hanno creato occasioni, non hanno creato, perciò non andiamo adesso a cercare un pelo nell'uovo. Avete fatto tre gol da palla ferma finalmente. Abbiamo fatto tre gol dalla palla ferma e potevamo fare altri due o tre sulla palla in movimento, lo stesso, ma non l'abbiamo fatto. Ho detto io per primo che primo tempo ci è mancata la cattiveria sotto gol e qualità negli ultimi passaggi. Ma sono stato io prima a dirlo, è quello che non ci andava. Poi non era stata neanche facile perché loro stavano tutti dietro linea della palla e comunque c'erano pochi spazi. Ma comunque ragazzi hanno creduto sempre, li abbiamo messo nel loro metà campo, non c'è stata partita. Perciò è una vittoria strameritata. Poi se vogliamo cercare pelo nell'uovo sono io primo a cercarlo, ma sulle cose giuste. Questo non ti so dire. Sicuramente, come ho detto anche prima, Gallo ha fatto una partita straordinaria, ha lottato, ha fatto assist, ha fatto tre gol, è capocannoniere, in questo momento secondo me, ma penso anche secondo molti gli altri, è più forte centravanti in campionato, ma non si deve accontentare perché ha ancora grandi margini di miglioramento e tutto. Lui è bravo a realizzare e squadra è brava a metterlo in condizione per far gol, cioè si aiutano a vicenda. Quello che succederà a fine campionato, quello non ti so dire. Sicuramente se lui continua a segnare così, io mi auguro, forse dovranno cambiare clausola, forse 100 milioni saranno i pochi. Ma era un po' timido, ma è anche normale, lui è uno comunque che c'ha carattere, però non è neanche facile da un ragazzo giovane che è la prima volta che gioca dall'inizio al proprio stadio cercare che lui fa la differenza. Ha fatto quello che ho dovuto fare, sicuramente doveva metterci un pochino più di coraggio e tutto, ma ha cercato di fare le giocate, sono contento, ma anche lui ha grandi margini di miglioramento, perciò solo giocando, dandogli possibilità, può acquistare fiducia, ma sicuramente un giocatore che può servire a Torino, ecco, perché ci può stare, perché ha le qualità e caratteriali e tecniche. Ma sicuramente è una partita molto diversa rispetto a Palermo, perché giochiamo fuori casa e giochiamo contro una squadra molto più forte. Io spero sinceramente di andare in vantaggio e di chiudere la partita e non essere raggiunto. Sicuramente queste ultime due partite hanno dimostrato che comunque squadra ci crede, ha carattere, non molla, e questo è importante, come ho detto, e adesso non possiamo fare passi indietro. Se avessimo avuto questo carattere magari all'inizio potevamo qualche partita recuperare o comunque non farci raggiungere, per come ho detto fa tutto, diciamo, parte di un processo di crescita che stiamo facendo. Lunedì sarà una gara difficile, però se noi giochiamo da toro con la voglia di non mollare mai, abbiamo in rosa giocatori che li possono mettere in difficoltà, sicuramente sarà una bella partita aperta dove tutte e due squadre giocheranno per vincere. Vediamo quello che succede adesso. Ci godiamo questa vittoria, prepariamo bene la settimana come facciamo sempre, andiamo là e giochiamo la nostra partita e vediamo quello che succede. Lui si è sempre allenato bene, però anche oggi comunque quando è entrato ha fatto vedere comunque il ricorso avversario e tutto questo è importante, perché quello che dico io sempre a loro, anche se io ti faccio giocare 10 minuti, tu in questi 10 minuti mi devi far capire che hai voglia di giocare, che vuoi giocare. Ma mi devi far capire con il tuo atteggiamento in campo, e lui oggi ha dimostrato, come lo stesso Leaic che è stato bravo sui calci piazzati, come ho detto, ma comunque anche a Firenze quando è entrato ha fatto bene. Cioè, comunque un allenatore cerca di stimolare in diverse maniere i propri giocatori, poi dopo devono essere loro a rispondere, ma devono essere loro prima che si aiutano, poi dopo li posso aiutare anche io. Però sicuramente loro due insieme a Turbo, comunque quando siamo entrati, hanno fatto cambiare la partita, anche perché con l'ingresso di Maxi Gallo si è trovato più spazio, è stato anche più facile per Gallo, ma devono continuare così, poi vediamo. Comunque ci abbiamo soluzione, siamo un po' dietro a centrocampo, come ho detto anche qualche giorno fa, che abbiamo
qualche problema per infortunati e tutto, ma per fortuna oggi nessuno dei due difensori centrali ha preso munizione, non ha preso Lukic, perciò quelli diffidati che ci sono ci saranno, se va tutto bene, anche lunedì, finché non riusciamo a recuperare i difensori centrali e i centrocampisti. Ma sì, sì, perché come ho detto, noi ho detto qualche tempo fa che noi siamo una squadra offensiva per la qualità dei giocatori e per la mentalità. Poi subiamo, ogni partita subiamo almeno un gol, è tutto. Sicuramente dobbiamo migliorare da quel punto di vista. E tanti gol che abbiamo preso non erano i gol presi dal reparto, ma sempre su errori individuali, tutto. Su quello che stiamo lavorando e cerchiamo sempre di lavorare, e lavoreremo fino all'ultima giornata. Sicuramente visto attacco, visto quello che produciamo e tutto, se avessimo preso qualche gol di meno o magari avessimo segnato qualche gol in più, visto che abbiamo sbagliato 5 rigori, potevamo stare là a lottare fino all'ultimo per Europa League. Diciamo, ripianti su quelli. Non segnare i 5 gol, perché penso che siamo squadra che ha sbagliato più rigori e tutti i 5 erano decisivi. E aver subito comunque tanti gol, perché comunque le mie squadre è difficile che li subiscono tanti. Invece qua purtroppo succede e questo dobbiamo migliorare.